Buongiorno mondo! Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi in recensione. Oggi parliamo della maschera proteica alla castagna della PH Bio. Ma prima, come sempre, pollice in su, così di supporto, senza nemmeno sapere se il video vi è piaciuto, perché tanto lo so che vi piacerà. E poi, se non siete iscritti e siete di passaggio e siete capitati su questo folle canale così per caso o perché cercavate la recensione di questa maschera, iscrivetevi e non dimenticate di cliccare sulla campanellina, anche perché in fondo se siete arrivati fin qui cercando la recensione di questo prodotto vuol dire che in fondo voi cercate recensioni di prodotti Curly Girl Method, My Curly Method, per capelli, siete nel posto giusto. E poi come sempre ci sono anche su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi anche su Instagram, lì ci sono H24, nelle stories sono sempre presente, anche nelle foto, anche nel feed. Ma veniamo a noi! Allora, dopo questo fantastico momento di autopromozione, parliamo della maschera, maschera proteica. Allora, questa penso sia la terza maschera che provo di questa brand. Me ne mancano altre due o tre, credo, ma non credo che le proverò perché non le trovo. Nel senso che io compro questi prodotti in un negozio vicino casa, non ho modo di andare da Lidl, PH Bio si vende da Lidl, e quindi se mai le troverò le comprerò, ma non le ho mai viste, quindi mai dire mai, però. Veniamo a noi. Allora, come sempre, io ho la mia fantastica listina delle cose da dire, così non mi perdo, anche se solitamente comunque mi perdo. Allora, che cos'è? È una maschera. È una maschera idratante, ma allo stesso tempo proteica. Abbiamo due proteine e le abbiamo, se non erro, al quinto e sesto posto. Controlliamo, perché così non vi dico eresie. Acqua, 1, 2... 3, 4, quinto e sesto posto abbiamo Hydrolyzed Chestnut, se si pronuncia così non lo so, e poi abbiamo la Walnut, Hydrolyzed Walnut Extract, che non so cosa sia, ma c'è scritto Hydrolyzed, quindi è proteina. Veniamo a noi, quindi abbiamo un bel apporto proteico. Tra l'altro, nelle prossime maschere che utilizzerò andrò un attimo a regredire, perché ho comprato delle maschere di un altro brand che hanno una sola proteina e anche in inci più alto di questo, quindi anche più giù. In ogni caso andrò a compensare con un balsamo con una sola proteina e quindi andrò a mettere comunque un paio di proteine. Vediamo, vi farò sapere, ma adesso parliamo di questa. Abbiamo detto che è una maschera proteica, allo stesso tempo è anche idratante, che è adatta al Curly Girl Method, al My Curly Method. Parliamo della pesantezza. Allora, non ho riscontrato una grande pesantezza in questa maschera, non l'ho sentita assolutamente pesante, non l'ho sentita neanche leggera, l'ho sentita giusta, mi è piaciuta come consistenza, aveva una bella consistenza non gelosa ma comunque cremosa, mi è piaciuta, devo dire la verità, mi è piaciuta. L'odore non è proprio dei miei preferiti, però se devo essere sincera, sui vari odori che fino ad ora ho avuto modo di annusare, di testare, della PH Bio, questo è il migliore come maschera. Poi andiamo avanti, scivolamento, ragazzi, abbiamo un fantastico scivolamento, non quello vischiosissimo che piace a me, ma comunque abbiamo scivolamento. Io non uso la maschera per districare, come ben sapete, però quest'ultima volta... Ma cos'è? Cos'ha la videocamera? Vabbè, non uso la maschera per districare, ma questa volta, per l'ultima volta, l'ultimo utilizzo, ovvero nello shampoo di ieri, anche se adesso ho i capelli legati perché ragazzi fa troppo caldo, ho fatto un tentativo di districamientos, perché avevo davvero un nido in testa pazzesco, e quindi vi dirò... È stato abbastanza difficoltoso, quindi personalmente io continuo a non voler districare i capelli con le maschere, infatti dopo ho comunque usato il mio balsamo. Diciamo che ho districato perché ho cercato, siccome avevo davvero un nido pazzesco, perché sto usando un prodotto che me li secca molto ma che mi piace, e quindi avevo talmente tanti nodi che ho dovuto districare per riuscire a passare la maschera dovunque. Vi ho detto tutto. Ma ho districato con le mani, quindi ho cercato di fare meno danni possibili, anche se ho perso un sacco di capelli. Ieri penso di averli strappati. Comunque, tornando a noi... Abbiamo un bello scivolamento, abbiamo uno scivolamento, non pazzesco, però neanche... abbiamo lo scivolamento.
Poi prezzo, ragazzi, il prezzo fortunatamente è ancora qui, l'ho pagata 4 euro, non so a Lidl quanto costi, ma nel negozio dove la compro io costa 4 euro. Fatemi sapere se voi la pagate di meno o di più. Poi ancora proteine, come vi ho detto ci sono 2 proteine all'interno di questa maschera, io l'ho sentita abbastanza proteica. Poi umettante, sì, se non erro è umettante, abbiamo appena visto che all'inizio proprio dell'inci c'è la glicerina, o sbaglio? Vediamo, forse mi sbaglio, acqua, bla bla bla. No ragazze, mi sbaglio e non c'è né la glicerina né l'aloe, quindi non è un prodotto, aspettate, arriviamo fino in fondo, non è un prodotto umettante, forse anche per questo non avevo un crespo esagerato. Ovviamente non essendo umettante ci sta. Poi che altro? Valutazione complessiva. Allora ragazze, valutazione complessiva di questa maschera, mi è piaciuta o non mi è piaciuta? Allora, questa maschera mi è piaciuta, non mi è piaciuta wowissima, però vi dirò, neanche mi è piaciuta. Mi è piaciuta sinceramente, a pari altezza di proteine, spero e ho voglia di testare altro e spero di trovare altro che mi piaccia di più. Ora non so se da cosa dipende, se dipende dal tipo di proteina, io ho un po' sbagliato, vabbè, io comunque ho nel canale le recensioni di tutti i prodotti che ho usato, quindi potrei risalire alle varie maschere proteiche che ho utilizzato e andarmi a cercare quali proteine ci sono per capire se è una questione di proteina, nel senso che voglio provare altri prodotti e vedere se è la proteina che mi è piaciuta, cioè non lo so, sono un po' confusa su questa cosa, nel senso che sì, mi è piaciuta, sì, l'ho sentita proteica, sì, mi ha dato, ma c'è un ma che mi fa dire, no, però voglio provare altro. Ora non so se è per il mio modo di essere che vuole sempre provare altro o non so che. In ogni caso vi dico che sono, allora, oramai è passato tanto tempo dall'utilizzo della mia maschera Schultz preferita e quella era proteica, quindi adesso siamo arrivati a un punto in cui non vi so dire se mi piaceva di più la Schultz o questa, perché oramai è passato troppo tempo. Di conseguenza vi dico che questa maschera della PH Bio attualmente non entra nei miei preferiti, ma entra nelle mie scelte, ovvero adesso io se avessi necessità, ma non ce l'ho perché ho già comprato altre maschere proteiche da provare, più altre ne ho in casa, quindi assolutamente no. Però vi dirò che se un domani io ho provato tutte le maschere proteiche che volevo e ho necessità di scegliere le preferite, farei un nuovo test e proverei di nuovo la maschera Schultz, che era nei miei top ed è ancora nei miei top, e proverei questa subito dopo in maniera da avere un confronto molto rapido e dirvi alla fine quale è la mia maschera top. Quindi tutto questo per dire cosa? Che questa maschera mi è piaciuta, ma c'è un ma che non so dirvi, che è dato appunto dal non so se perché ne voglio provare altre. In ogni caso, questa maschera resterà comunque nei miei preferiti, quindi ve la consiglio, vi consiglio di provarla. Resterà comunque nei miei preferiti con un punto interrogativo, e un domani, un grande domani, un molto lontano domani, perché mi ripeto ne ho tantissime, ho fatto scorta, vedrete il video dell'acquisto di prodotti proteici, e quindi un domani farò alla fine una nuova sfida, una sfida maschere proteiche in cui sfiderò la Schultz con questa e con le eventuali altre preferite che entrano nella gamma. C'è da dire che fino ad ora tutte le maschere che ho provato proteiche sono sempre state bocciate, nel senso che sono sempre state sì però ciao ne, e ha sempre vinto la Schultz. Stranamente questa, sarà perché ne ha due? Non lo so, due proteine? Fatto sta che stranamente questa si è infiltrata, quindi abbiamo già due maschere, diciamo, fra le scelte. E
basta ragazzi, oggi un video velocissimo, compenso con gli ultimi video che ho fatto che sono lunghissimi e anche secondo me i prossimi saranno lunghissimi, quindi questa volta vi tengo e vi tedio per pochissimi minuti, tipo 10 minuti nemmeno. E questo è tutto, come sempre vi ringrazio di essere qui, vi rinnovo l'invito a mettere il pollicino in su per il momento di autopromozione, a iscrivervi al canale, a passarmi a trovare su Instagram e come sempre io vi ringrazio tantissimo di essere qui con me, perché se io continuo a fare video è perché voi me lo chiedete, grazie a voi, mi fa piacere fare video, mi piace tantissimo fare video, ho aperto questo nuovo canale una volta che ho chiuso l'altro proprio perché mi piaceva tantissimo avere ancora contatto con voi. E quindi non vi dico bugie, io ho piacere a fare video, ma mi fa tanto tanto piacere del fatto che voi ci siete, che mi scrivete, che mi mandate messaggi, che mi scrivete su Instagram, che mi seguite lì, che mi date consigli, che mi chiedete consigli. A proposito di consigli, fatemi sapere se voi avete provato questa maschera, ovviamente, e fatemi sapere come vi siete trovate. La stavo perdendo. Fatemi sapere se anche per voi è un sì con un punto interrogativo che non sapete quale, oppure fatemi sapere se la adorate, fatemi sapere se la detestate, fatemi sapere tutto quello che volete, io sono qui, vi leggo, vi rispondo, come sempre. E basta ragazze, questo è tutto, questo è il video di oggi, come sempre ancora ringrazio e vi rinnovo l'invito a vederci al prossimo video che sarà, non so, i video ormai sono di lunedì e di giovedì, e basta, mille baci baci e alla prossima!